Con uno strumento che hai già capito qual è, che paghi un 15 dollari al mese, puoi andare a creare delle cose molto fighe, tipo le grafiche social. Tipo, ne vogliamo fare una su di te? Ma sì, dai. Ad esempio, con questo strumento qui, che sai che tra l'altro ChatGPT funziona appunto a GPT, quindi appunto questi plugin, passami il termine, che vanno, vedi, per la scrittura, per la produttività, ricerca e analisi, quello che vedevamo l'altra volta. Ad esempio, iniziando una chat di questo tipo, andando a riprendermi la tua linea grafica, ad esempio, sì, cioè, puoi avere un sacco di spunti per quello che riguarda la creazione di contenuti, no? Allora, Narci, quando tu hai la tua linea grafica, e per farla vedere a tutti la condivido anche qui, tendenzialmente questa è la tua linea grafica, ok? Tra l'altro hai aggiunto dei colori alternativi, ok? Però, facendo... Ah, che sono questi qui? Guarda, ti dico, si può fare così. Torniamo su ChatGPT, gli dici, guarda, creami una serie di grafiche da caricare, come da utilizzare. Ecco, dobbiamo essere specifici con i prompt, perché l'intelligenza artificiale in questo momento qui, quello che noi andiamo a fare, che vedevo con Pietro poco fa, senza entrare troppo nel tecnico, però come funziona? Qui ti mette a disposizione una rete neurale, ok, che è vergine in questo momento qui, cioè ti mette a disposizione un meccanismo che è come è proprio come una nuova coscienza, cioè devi dare informazioni. In questo momento è in fase di assorbimento. Crea una serie di grafiche da utilizzare come post, ti dirò tra poco. Ti dirò, ecco, di volta in volta, quali creare. Punto. Tu intanto fai affidamento alla seguente linea grafica. Due punti a capo, colori e ci incolli questi font, te lo vai a riprendere, Roboto e Verdana abbiamo scelto. Non inventarti nulla, utilizza soltanto questi colori e questi font. Tra l'altro, mi raccomando, con l'esadecimale utilizziamo l'asterisco prima. Ok, glielo dico anche qua, esadecimale. Partiamo ad esempio con, ecco, qual è un tipo di contenuto che vorresti fare tu? Tipo, stavo pensando di fare un'infografica, quindi qualcosa che riassumeva le modalità in cui il sistema nervoso può essere trovarsi bloccato in trauma, quindi attacco, fuga o congelamento, tipo. E quali sono le cause e sintomi? Sì, in maniera disfunzionale, insomma, comunque sregolato, nelle tre modalità, attacco, fuga e congelamento. Congelamento. Ora, vediamo se riesce a crearlo fin da subito o se ci chiede altre informazioni. Però da qui, ecco, vedi, sta creando l'immagine. Allora, una premessa è che per quanto riguarda le scritte, abbiamo visto che non ce la fa. Non abbiamo ancora capito perché, però le mette sbagliate. Tendenzialmente qui ti dà degli ottimi input, degli ottimi spunti. Una Dimmi. volta avevo fatto una query e mi ha scritto una parola che non esiste, in italiano, eh? Ha inventato una parola, no? E io gli ho detto, scusa, ma questa parola non esiste, perché l'ha inventata? Vedi, ma Assurdo. infatti tu gli devi se sempre dire non inventarti nulla. Ad esempio, qui vedi, qua Sì, l'ha scritto in inglese sbagliato, hai capito cosa intendo? Però guarda sì, 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 sì. che figata di grafica che ti ha creato. È fighissimo, poi ho preso i miei colori, cioè, spettacolo. Quindi, come strumento è molto, molto potente. Ma proprio per prendere spunto. Sì, ma è una cosa assurda, a me fa venire i brividi, cioè, mi fa venire i brividi sta cosa. È pauroso. Ma infatti l'utilizzare l'intelligenza artificiale per semplificarci la vita cambierà abbastanza, farà abbastanza la differenza. Cioè, io che vengo dal DOS, che vengo da... che tu per caricare un videogioco dovevi mettere la cassetta, aspettare che caricasse. Cioè, queste cose qua mi fanno veramente venire i brividi, non ti dico dove. Io a sta roba, Giovanni, cioè, nel senso, il limite qual è? Cioè, nel senso, io potrei utilizzarla anche in un ebook, cioè, nel senso, che utilizzo posso avere di sta roba? Cioè, è mia? Ah, che utilizzo in quel senso? Sì, Cioè, è mia? insomma. Cioè, è una roba che lui ha fatto in 30 secondi, fighissima, che io non avrei fatto neanche neanche se mi mettevo giorno e notte, e la posso utilizzare per qualsiasi cosa. Sì, quindi Assurdo. piuttosto che ecco, con la stessa linea grafica, creami un post sempre su Instagram che non so, che illustri esercizi da fare per dire, no? Lui si mette qui, l'abbiamo caricato, ecco, è importante dare le informazioni fin da subito, eh. Diamo bene gli input e ecco, si mette qui. Ti crea l'immagine, ripeto, non è da. Ecco qui te la fa scaricare. Non è da utilizzare come copia e incolla, proprio perché le scritte ancora vengono. Però, capisci, cioè, ti puoi mettere lì o dai 5 euro su Fiverr, crei 20 grafiche, dai su Fiverr, dai 5 euro a uno che ti aggiusta le grafiche, scusami, ti aggiusta i testi, le scritte, e tu hai creato 20 post per i social. Guardiamo questa, per esempio. Ha integrato con Canva? Cioè, sta Allora, roba prima Canva direttamente? ho visto che c'è il GPT di Canva, quello sì, in gestione, dove era? Eccolo qua. Vedi, qua ti vedi le presentazioni, i loghi. Anzi, c'è qualcuno che si offre come volontario? Io. Ecco. Allora, Ale, mi serve sapere la tua linea grafica. Proprio perché è in questo momento qui, ok? Abbiamo iniziato una chat nuova. Quindi, ancora una volta, questa è una rete neurale vergine. Quindi dobbiamo, cioè, in questo momento qui, la chat che andiamo a sviluppare è nuova, cioè quello che abbiamo messo prima rimane qui, a sinistra. Gli possiamo dare che cos'è?
Cioè, tu gli puoi dire di seguire la linea grafica e i font del mio sito, gli dai direttamente al sito, lui se li va a estrapolare da solo, giusto? Non so se è possibile farlo. E comunque ti consiglio di dare sempre l'esadecimale. Perché io ho provato a dargli dei link, mi dice: guarda, i link per questioni di privacy non posso guardarli. Poi sono usato come assistente personale. Noi l'abbiamo creato in questo modo qui: fai un audio, utilizzi il ChatGPT, utilizzi meglio il GPT di trascrizione, e lui ti crea un foglio. Dove, se predici di metterti dei task, ti mette i task, ti crea gli appuntamenti sul calendario, ti ricorda quali sono le cose, è molto utile. Però è quale? Continuiamo con te. Creami. Ti utilizzerò per creare delle grafiche con la G. Ah, ecco, se sbagliate l'ortografia, capisce comunque. Però, ecco, vogliamo essere più precisi possibili. Delle grafiche da utilizzare come post sui social. A capo. La linea grafica che dovrai seguire è la seguente. Ale. Presumiamo ad esempio che stiamo utilizzando questo verde qui, quindi ritorniamo, ecco colori, incolla, quindi prendiamo un verde un po' più scuro, verde scuro, che okay, poi mettiamo verde chiaro, verde scuro, bianco che sono 6F, 000000, font lo invento Ale, poi ecco, Taoma, Noto Sans, quindi gli abbiamo dato la linea grafica, ok, ah, ecco, ti comunicherò, anzi ancora prima, non inventarti nulla, appunto, utilizza solo questi colori e questi font. Ti indicherò di volta in volta quale post creare. Tu producine soltanto uno per volta. Cominciamo, vi consiglio di scriverlo, cominciamo, perché altrimenti non capisci chi è. Quindi ora che cosa faccio? Cominciamo, creami una grafica su cosa, Ale? Ok, sul dolore vertebrale lombare. Vertebrale lombare. Ah, ecco, ultima cosa. Mettiamolo qui, tutti i post devono avere testi in italiano, anche se abbiamo visto che è l'unica cosa su cui ha delle falle. Invia. Ora si mette qui, crea normalmente, ecco, a volte fa anche quel capitolo, tipo con Pietro prima ci faceva il capitolo, quindi bene, so per creare una grafica basata su questo e si mette a produrla intanto, così hai anche il prompt che si è autodato. Che hai Creazione anche... di rapporto, bravo, bravo. Eh sì, quindi no, no, va usato, ma c'è gente che a ChatGPT gli scrive dandogli del lei, per dire, no? Si crea anche quella Bravo, giusto, reazione. autorevolezza. Tipo a me viene sempre di chiedere per favore mi crei, ecco guarda, ripeto, non guardare i testi, però guarda che figata di grafica ti ha creato, ad esempio, no? Sul verde, ecco, siamo stati poco specifici, perché sul verde ho visto che Va andava bene. più scuro. Ora gli possiamo dire, con la stessa linea grafica, creami un post su cosa? Un post su esercizi per questo tipo di problema, quindi per dolori vertebrali lombari. Comunque stasera so che spenderò 20 euro. Comunque, ecco qua si mette, ecco questa cosa qui vi risparmia weekend interi a creare Ma post. In porca verità, puttana. ecco, in verità poi, ancora una volta, a costo di essere noioso e ripetitivo, i testi vanno rivisti, però con Photoshop, con GIMP, con 5 euro a un pakistano, ecco, si può, ecco, guarda. Qui, ad esempio, te lo mette come quanti ti suggerisce, diciamo così, di metterlo come carosello, no? Vedi? Ok. Vedi, e dimmi, scusa, mi sembra che ci sono state le prime generazioni di immagini per il tuo post su Instagram riguardanti esercizi per il dolore vertebrale lombare. Non posso procedere con la nuova generazione perché quando ricevo una nuova richiesta da te. Se hai altre idee o richieste, per favore fammi sapere. Ecco, ha capito che ne deve creare una alla volta, perché l'abbiamo detto prima. Mi raccomando, dobbiamo essere specifici, perché altrimenti non funziona. Tutto dove noi non gli mettiamo dei limiti, lui parte, con le scritte non ce la fa. Teoricamente uno dice, ma come, dovrebbe essere la cosa più semplice in assoluto, però abbiamo visto che non ce la fa proprio, cioè non abbiamo capito perché, ma Allora, noi non riusciamo a buttare la cicca della sigaretta in un posacenere, quindi figurati, la cosa più semplice sulla faccia della terra. però quello che volendo si può fare è scaricare l'immagine, vi faccio vedere tra parentesi come è qui, vediamo se fa vedere come l'apre, ecco, l'apre così, quindi tu puoi andare qui, ti fai uno screenshot e questa parte qui ce l'hai, Ok, poi gli posso chiedere di questa creare un'immagine con il testo modificabile? Secondo me no, anzi, sicuramente no, perché qui te le fa scaricare il formato WebP. Tant'è che io avevo provato perché WebP devi avere un browser per aprirlo. Tant'è che io gli ho detto, me lo fai scaricare in PNG o in JPEG? Ha detto, no, non posso perché mi hanno detto di fare così. Ah, ok. Però sì, cioè in verità la scritta è un attimo, ti metti su Canva, però ecco il template grafico lo hai. Sì, Quindi sì. ecco, in sostanza vi consiglio di utilizzare questo, piuttosto che andando proprio su ChatGPT, andrebbe fatto il lavoro che abbiamo fatto prima, ma per comodità non andiamo a farlo. Però mi dai degli spunti. Vedete, io le lo metto come immagine, cioè come immagine, come domanda di cortesia, però se il dato ordini diretti all'imperativo funziona bene comunque. Mi dai degli spunti per contenuti da pubblicare sui social? Mettiamo male, sono uno osteopata. E devo comunicare con i miei potenziali pazienti al fine di portarli ad effettuare una visita con me. Vediamo cosa risponde.
Creare contenuti per i social media che siano coinvolgenti e informativi può essere un ottimo modo per comunicare con i pazienti e mostrare il lavoro come osteopata. Ecco alcuni spunti. Consigli per la salute del corpo. Mitigare il dolore comune. Benefici dell'osteopatia. Testimonianze dei pazienti. Quante volte abbiamo affrontato questo argomento negli ultimi giorni? Giornata tipica in clinica. Domande frequenti. Ok, vi dà degli spunti. Poi, ecco, sia qui all'inizio, sia anche dopo, dando delle istruzioni più specifiche per dargli un limite, funziona ancora meglio. Ad esempio, giornata tipica in clinica, noi abbiamo detto che non c'è la clinica, è il mio studio, per dire, no? Quindi, e qui lui parte. Ne ha messi 10, ne poteva dare 1000. Però ecco, possiamo prendere dei video di follow up, porre domande e condividere la loro esperienza. Stimare i benefici dell'osteopatia, mitigare il dolore comune. Serie di video brevi che mostrano esercizi e tecniche per alleviare i dolori comuni, come il mal di schiena, il dolore al polso. Quindi, sostanzialmente, per prendere spunto, è uno strumento molto valido, molto potente. Prendiamolo come spunto, cioè anche quando dovete scrivere copy, dovete scrivere, quindi copy dove dovete, che so, creare una DSL, io vi sconsiglio di dire. Creami, soprattutto se non avevo fatto bene un prompt iniziale, ok? Io vi sconsiglio di dire, creami il testo per una VSL di 5 minuti, perché uno non ha informazioni, due è da utilizzare proprio come assistente, cioè non come operativo in un'azienda, no? Non come diretto, ma come assistente, tendenzialmente, che dà degli spunti di questo tipo molto molto utili. Ecco. Però ecco, il bello di questo settore dell'IA è che è in grande sviluppo, cioè siamo come negli anni 90 con internet. Quindi è uno strumento molto molto potente che nei prossimi anni crescerà e io vi invito a utilizzarlo nelle cose dove vi può semplificare la vita, perché farà abbastanza la differenza, mettiamola così, perché risparmia tempo e focus. Quindi avete più tempo e focus per dedicarvi ad altro. Sono $20 per questo, però ecco, ci sono anche altri strumenti oltre a ChatGPT di per sé che permette di fare queste cose. L'intelligenza artificiale da utilizzare bene come assistente in questo momento storico. Poi magari tra 5 anni, 10 o anche meno, dato come va veloce, può arrivare, non so, ora ChatGPT 5, ma dobbiamo vedere quanto è potente. Anche perché non so se lo sapete, la velocità di calcolo raddoppia ogni anno. Questo è un fenomeno che avevano cominciato ad osservare negli anni 70, dove le schede grafiche raddoppiavano di dimensione ogni anno, oppure venivano che con la stessa dimensione faceva il doppio del calcolo. Ok? Quindi il punto è che tra 2 anni sarà 4 volte più potente di quanto lo è oggi. Tra 3 anni sarà 8 volte più potente di quanto lo è oggi. Quindi ecco, tutto questo per dire, in questo momento storico, io consiglio, utilizziamo l'intelligenza artificiale come assistente, cioè non per fare il lavoro, ma per aiutarci a farlo più velocemente.